I disinformatori presenti sulla rete, individui assoldati e protetti da frange neanche tanto occulte del sistema, hanno un bel modo di imporre la loro visione del mondo. Essi adattano le cosiddette leggi della fisica alle loro particolari esigenze di menzogna, copiano video altrui, li modificano e li usano nei modi più beceri con il solo scopo di ingannare il fruitore meno attento del web. Questi falsari da quattro soldi adoperano i mezzi più biechi per diffamare e screditare chiunque non sia dalla loro parte, e cioè chiunque metta in dubbio le frottole vendute per verità dai nostri amati governi. Tutto questo è per loro possibile grazie ad un intreccio di vili connivenze all'interno dei principali portali di condivisione. Non sussistono dubbi sul fatto che essi godono di totale impunità sia all'interno della rete sia fuori, laddove forze dell'ordine, magistratura ed anche il garante per la privacy coprono le loro malefatte senza alcun senso del ridicolo. Invece, noi cittadini che poniamo questioni vitali ed abbiamo l'ardire di dubitare delle verità precostruite, se intendiamo rispondere a ridicoli argomenti con argomentazioni inoppugnabili, veniamo sovente bannati o quantomeno i contributi scomodi vengono immediatamente rimossi. Addirittura, nell'ultimo caso, un nostro video è stato eliminato dai server YouTube con il solito mezzuccio che si basa su supposte violazioni del diritto d'autore. Solo che questa volta il fantomatico personaggio, teoricamente danneggiato dalla pubblicazione di materiale protetto, quale non si comprende, è un nome, tale Timothy Andrew Mullinax, preso a caso da un elenco di militari statunitensi, lista presente sul sito web airforcetimes.com. I responsabili di YouTube ovviamente agiscono in modo sporco senza remore, ben consapevoli del fatto che nessuno si può opporre in alcun modo. Semplicemente essi sanno che possono intervenire con metodi illeciti ed immorali senza conseguenze di nessun genere. Sono loro i padroni della baracca, in fin dei conti. Anche Facebook non è da meno, arrivando al punto di cancellare, nell'arco di pochi secondi, tutti i nostri contenuti, immagini e testi, che gli amministratori ritengono dannosi per il regime. In effetti, bisogna evidenziarlo, le minacce sulla rete sono spesso state sufficienti in questi anni alla liquidazione di numerosi attivisti. In altri casi, invece, i guardiani del sistema hanno alzato il tiro. Non dimentichiamo la scomparsa, in circostanze mai chiarite, del ricercatore indipendente Franco Caddeo, oppure l'installazione, per 4 mesi, di un amplificatore di microonde direttamente puntato verso la nostra abitazione, tanto per proporre qualche esempio. Ciò dimostra una debolezza intrinseca da parte di coloro che definiscono chi contesta le versioni ufficiali complottisti paranoici. I custodi del gregge non sono assolutamente in grado di dimostrare le proprie tesi, dunque, quando non hanno successo le minacce e le diffamazioni, passano al boicottaggio in puro stile cinese. Dopo, chissà. Allora, come scriveva il narratore statunitense Charles Bukowski, la differenza fra una democrazia ed una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi ricevi ordini. In una dittatura, invece, non devi perdere tempo per votare. È giunto il momento di voltare pagina. È giunta l'ora di scrollarsi di dosso questo marciume prima che sia troppo tardi. La Cina è vicina.